Eder. Mech. Pallister. Sì, un commento alle, ai nuovi sviluppi dell'indagine. Dillo che ti sente. Io solo mi auguro che con questa indagine tirano fuori qualcosa che... Io spero di essere vicino alla verità, solo questo, sapere la verità. Ci sono 5 indagati, tra cui ci sono anche 2 familiari, tuo fratello e tuo cognato. Cosa pensi? Niente, non lo so, dobbiamo aspettare l'indagine, però noi siamo sicuri che loro non c'entrano nulla. Vi hanno raccontato tutta la verità loro? Sì, di troll non lo so, non so dirti, magari l'hanno portato lì nella valigia, nella borsa, non lo so, io spero veramente che trovino qualcosa. Gli altri tre indagati li conoscete? Che rapporti avete con loro? No, non li conosco. Non sapete non chi siano? No, non lo so. Due sono cugine fra loro. No, non lo so. No, non li conosco, veramente no, non lo so chi sono. E il rumeno? No, nemmeno il rumeno. Quindi le uniche persone che conoscete fra i 5 sono i vostri... Sì. Ma lei è convinta che sia ancora viva la bambina? Sì, io penserò sempre così, che mia figlia è viva. In Italia o in Perù? Non sappiamo, questo non posso assicurare veramente, non so se qua e di là nell'estero, non lo so, questo non posso assicurare. Catrina, hai sentito tuo fratello? No, da quando è entrato in carcere no, non ho parlato. Ma cosa pensa che hanno indagato suo fratello e anche il cognato? Abel, il fatto che Abel sia indagato per questa cosa? Niente, io mi auguro tanto veramente che si sappia la verità, solo questo, io solo voglio sapere la verità, sono stanca, già sono 3 mesi che non so niente, non hanno una pista, non hanno una traccia, non hanno niente, io con questo veramente mi auguro di tutto il cuore sapere la verità. Ma solo voi credete questo. Che sia questa la svolta dopo 90 giorni in cui non ci sono state notizie o non ci credete che l'abbiano portata via con le valigie? Io spero veramente sia lì la valigia, lo che sia. Io spero solo trovare mia figlia, solo questo, voglio trovare mia figlia, voglio sapere la verità, solo questo, sono passate 3 mesi e non so nulla, pensate come mi sento, ogni giorno ho l'ansia di sapere qualcosa, ogni giorno penso di sapere la verità, di ascoltare, di che qualcuno parli, ma nessuno fino ad oggi ha parlato. Abbiamo parlato più volte con gli inquirenti, questi nomi che sono usciti al di là dei vostri parenti possono essere nomi ai quali si è arrivati anche grazie al vostro contributo o no? Senti, non lo so, io solo voglio sapere la verità, non posso rispondere a quello che non so. Infatti abbiamo aperto un fondo raccolta per raccogliere questi soldi per le persone che veramente sanno qualcosa, però devi dire la verità e tutto questo soldi che sia raccogliato se le darà a queste persone. Posso chiedere una cosa? All'inizio di questa vicenda tu dicesti che l'unico modo in cui Catalea poteva uscire dall'hotel Astor era con una donna, una mamma di cui si fidasse. Ci sono 2 donne in questa indagine. Può darsi, può essere uscita con queste donne, io non la conosco, non l'ho riconosciuta veramente queste donne, non so chi sono nemmeno, no, perché veramente non aveva rapporto con quasi nessuno lì, perché sempre sono entrata del lavoro e usciva per il lavoro, quindi non aveva rapporto nemmeno con Romeo. Ma in questi 90 giorni di ricerche, qualcuno degli indagati, al di là dei vostri fratelli, vi aveva contattato, vi aveva chiesto... cerchiamo assieme Cata, vi aveva dato una pista? No, nessuno, niente. Sono tante cose che veramente parlano che non sono vero. Tu pensi ci siano molte persone che sanno, hanno visto e non parlano? Sì, certo, questo è sicuro, che lì hanno visto, qualcuno hanno visto e non voglio parlare. Tu quando sei tornato quel giorno hai visto che nei corridoi c'era un'aria strana, non c'era nessuno, hai visto un'aria surreale quel giorno quando sei tornata? Sì, questo già ho detto sempre, da quando io sono entrata già era un ambiente un po' strano, però non ho pensato io che fosse con mia figlia, che fosse con me. Ci sono persone in Perù che conoscono la verità? No. Di là in Perù, non lo so, per mia famiglia sanno quello che io le ho raccontato, quello che è successo qua. Poi non posso assicurare niente perché veramente non so. Possiamo sentire un commento? Sentite magari il papà, c'è anche tuo fratello implicato in questa storia, cosa pensi tu?
No, niente, che mio fratello non sa niente, perché io ho la fiducia di lui. Che ti ha raccontato tutta la verità, credi? Sì, lo conosco di lui, capito? Fiducia anche in Abel? Sì, perché entrambi. C'erano tracce di sangue sui lavandini delle vostre case, anche di tuo fratello e di tuo cognato? Tracce di sangue di loro? No, tracce di sangue. Tracce di sangue sui rubinetti dei bagni dove stavate voi? Non so, questo, io appena ieri mi sono entrato di questa cosa, non so dire. Ma Marlon, come fratello, ti ha detto qualcosa? Cioè, perché c'è quel sangue nel rubinetto? Chi? Tuo fratello. No, non ho parlato nessuno di questa cosa lui. Si parla di questa pista del Perù, tu avresti ricevuto una chiamata da quell'altro tuo fratello che sta lì. Ci spieghi questa situazione? No, non è vero questo. Non è vero? Cosa pensa che sia successo? Di cosa? La piccola casa, cosa pensa? Cosa penso? Che non lo so, che l'hanno rapita, no? Cosa devo pensare? Che non so, penso tante cose, ci sono tante indagini, ci sono tante ipotesi, non so, purtroppo, voglio sapere la verità, solo questo, il motivo perché l'hanno preso. No? È possibile che sia stata messa dentro quei borsoni, effettivamente? Non so dirti. Era un gesto contro di voi, avevate dei conti in sospeso, era successo qualcosa? Come? Avevate dei conti in sospeso, era successo qualcosa, delle risse, delle vendette contro di voi? No. Miguel, ma lei conosceva quei indagati oltre a suo fratello e suo cognato? Conosceva quei tre indagati, quelle due donne e il rumeno? No, non lo conosciamo. Nessuno? No. Nessuno l'aveva avvicinata in quei giorni per dirle qualcosa? No, non lo conosciamo loro. Tu avevi parlato di uno Stato italiano, di una procura che stava facendo molto poco, eri molto arrabbiato nelle ultime fiaccolate, pensi ancora questo? Sì, perché come siamo, non mi dicono niente, siamo genitori, noi vogliamo sapere almeno qualcosa, siamo disperati, siamo con l'angoscia di non sapere nulla, quindi al fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato, quindi mi fa pensare tante cose che vogliono. Come non trovano niente, vogliono mettere in guai a noi, quindi questo non va bene per me. Cioè, tu pensi che lo abbiano fatto per mettere voi nei guai? Non credi che possa esserci anche una pista meglio da capire? Per questo ho detto, io ho la fiducia a mio fratello, anche a mio cognato, lo conosco a loro, entrambi lo conosco, so chi sono, capito? Quindi ho la fiducia di loro, che loro non sanno niente, hanno detto tutta la verità, basta. Qualcuno poteva volere il male della vostra famiglia in qualche modo? Non so, no, noi non abbiamo fatto niente di grave perché qualcuno mi faccia questa cosa. Una delle indagate ha detto che nel cortile c'era la signora Lidia, quella che viene definita da tutti l'amministratrice di condominio. Secondo te può aver visto qualcosa? Quando è scomparsa Cata, Lidia era nel piazzale ieri, una delle indagate ha fatto questa dichiarazione. Non so la verità, con la polizia saprà questa cosa, loro non mi dicono niente a me. Penso tante cose, penso di tutto. Faranno la comparazione del DNA di vostra figlia con le tracce che hanno trovato. Voi vi aspettate qualcosa o pensate che non porterà nulla questo? Sì, mi auguro che almeno dopo fare questa cosa esca qualcosa, no? Mi auguro di questa cosa, aspetto questa cosa, sapere almeno qualcosa. Se è uscita dentro una valigia potrebbe essere ancora viva, è questo che sperate? Certo. Una delle ipotesi è che tutto possa essere iniziato dopo che quell'equadoregno è volato giù dalla finestra e Abel è in carcere anche per questo. Tu pensi che tutto si ricolleghi a quello? Non so, ci sono tante ipotesi, non solo questo, ci sono tante, quindi non so, non posso parlare di questo. Quali altre? Non posso parlare, la polizia sta indagando di questa cosa, io non posso parlare di questo. Avete raccontato sempre tutto voi, sempre la verità? Sì. Senti, io mi rivolgo veramente a Lidia, che è l'amministratore del condominio, anche altri che abitavano lì, che mi aiutasse a dire la verità, che si sanno qualcosa, che parli, perché prima o poi la verrà, si saprà prima o poi la verità. Parlate anche della raccolta fondi? Sì, la raccolta fondi, come ho detto, abbiamo fatto per compensare le persone che parlano con la verità, chissà veramente chi ha visto, chi ha sentito, chissà veramente la verità, cosa le è successo a mia figlia. Un'altra cosa, lunedì ci saranno degli esami ripetibili, volevo sapere se anche voi avevate pensato di nominare dei consulenti. Sì, ci stiamo riservando di farlo, sì, sicuramente su questo punto qui certamente valuteremo se nominare un consulente di parte.
Vediamo appunto se ci sarà un consulente che dovrà partecipare, senz'altro, se no saremo presenti soltanto noi. Avvocato, voleva dire qualcosa sugli indagati prima? Sugli indagati, su coloro che sono stati iscritti nel registro degli indagati. Sì, ecco magari c'è, mi sembra doverosa una precisazione. Questo non vuol dire che queste persone siano sospettate di aver concorso nel rapimento della piccola, è che naturalmente quando la procura svolge delle indagini su determinati oggetti o su delle tracce biologiche che fanno riferimento a determinati soggetti, sapete meglio di me, no? È una forma di garanzia l'iscrizione nel registro degli indagati. E quindi è una questione meramente tecnica. E noi saremmo ben lieti che invece fossero sospettati, perché almeno avremmo comunque una traccia certa, no? Di indagine, una pista certa di indagine. Anche se fossero coinvolti i loro parenti, perché loro a questo punto qui non è che guardano in faccia nessuno, nel senso che sono disposti ad andare fin in fondo per la ricerca della verità. Sono però convinti loro della bontà dei loro parenti. Tuttavia è soltanto perché appunto devono compiere degli atti ripetibili, e peraltro questi sequestri vengono fatti tempi fa, quindi... È previsto un nuovo sopralluogo qui al... È vero? Da quando è? Sì, abbiamo nei prossimi giorni, ci auguriamo una risposta sull'istanza per eseguire un nuovo sopralluogo presso l'Astor. Appunto Katrina e Miguel vogliono rientrare, anzi vogliono entrare all'interno, perché la prima volta loro hanno atteso fuori e non sono entrati materialmente dentro. Dunque ci attendiamo una risposta e ci auguriamo di poter eseguire il sopralluogo prima di quello che pare essere previsto anche dalla procura stessa nell'ambito delle sue attività investigative. Quando sarebbe previsto? Per il momento ancora non lo sappiamo. Ecco, probabilmente dovremo avere una risposta nei prossimi giorni. Si parla di tre stanze, due persone indagate. La terza stanza in cui sono state trovate tracce di sangue è quella della famiglia. È quella di Cata? Allora, ci sono tre stanze in cui sono state trovate delle tracce biologiche. Una di queste stanze è quella dove abitava Cataleia, anche insieme alla sua famiglia, una di quelle. Però ovviamente insomma dovrà essere accertato. Questo può essere però un aspetto molto importante. Ci sono anche gli zii che abitavano lì e su quei rubinetti sono state trovate delle tracce ematiche. Sì, comunque queste tracce ematiche, le risultanze non le abbiamo per il momento, quindi sono solo ipotesi, nel senso potrebbero essere di chiunque. Comunque la bambina viveva in quelle stanze, quindi insomma ci sta che abbia lasciato delle tracce ematiche dove viveva. In tre bagni però. Questo vedremo, perché non è detto che sia così come dite voi, nel senso che... Dice la procura. Come dice la procura. Beh, la procura fa una nota, non è che specifica più di tanto. Mi sembra di capire che questa svolta non la consideriate così fondamentale. Ma perché come diceva la mia collega, come ricordava la mia collega, questi sequestri vennero fatti 2 mesi fa. Sì, esatto. Noi eravamo già a conoscenza di questi. La procura era già al corrente di tutta questa situazione. Eravamo già a conoscenza di questo sequestro e di queste ricerche. Il registro degli indagati è più creato per fare questi accertamenti tecnici ripetibili. Diciamo sì che insomma è un atto dovuto, poi ovviamente la procura, noi non abbiamo in mano le carte della procura, quindi senz'altro... Però ci avete detto che insomma di questi elementi eravate a conoscenza da un po' di tempo, sì. Sia le valigie, il trolley, certo. Sia il borsone che queste tracce ematiche, sì, siete certo. A conoscenza di altri elementi sui quali evidentemente la procura ha deciso di non approfondire per ora? Per il momento ovviamente non possiamo rilasciare dichiarazioni in questo senso. Anche perché abbiamo svolto delle importanti indagini difensive di parte che abbiamo sempre rappresentato alla procura, di cui abbiamo reso i partecipi la procura e su quale noi sappiamo che la procura ha svolto degli approfondimenti, e quindi vi rendete conto che insomma non su alcuni coincidono con la recente degli indagati attuali. No, che si aggiungono, che vanno a integrare le indagini che hanno svolto naturalmente la Procura della Repubblica, però ecco su questo aspetto naturalmente non possiamo dare. Ma sempre nello scenario del racket o in altri scenari? In vari scenari, anche in altri scenari. Piste che sono già state insomma approfondite e un po' ipotizzate. Sullo scambio di persona c'è una possibilità? Aggiungere altro vorrebbe dire danneggiare quelle che sono le indagini. Comunque, abbiamo in corso. Fatto nomi e abbiamo dato delle indicazioni ben precise e ben specifiche. Nessuno dei nomi attuali degli indagati? No, abbiamo indicato anche altre persone oltre a quelli. Sì, sì. Quindi anche queste? No, queste no, assolutamente no. Le altre persone. Altre persone. Vi attendete che dentro queste indagini possano entrare quindi altri soggetti?
Se le indicazioni che abbiamo dato troveranno un riscontro, evidentemente sì. Avete chiesto voi un sopralluogo dei carabinieri, vorrei sapere, avete chiesto anche voi di fare degli scavi? No, scavi. Obiettivamente non abbiamo i mezzi e non abbiamo chiaramente la capacità che hanno gli investigatori. Tuttavia sì, di rientrare. Ecco sì, è coincisa, è stata una coincidenza, è coincisa la nostra richiesta di accesso con la risposta della Procura, la quale ci ha rappresentato a sua volta la necessità di fare un ultimo sopralluogo, o uno sgombero, cosa ha parlato di sgombero, di sopralluogo, però ecco. Perché avete sentito la necessità di chiedere di rientrare con Caterina? Perché Caterina e Miguel hanno palesato la volontà appunto di rientrare all'interno per verificare se magari non sono state ben approfondite, non sono stati eseguiti degli accertamenti su determinate zone o determinati locali dell'hotel, quindi ritengono, e anche magari per vedere se ci sono delle sensazioni, ecco, sensazioni di possono essere di una mamma, di un papà rientrando oggi a distanza di 3 mesi, ormai 3 mesi che non sono più all'interno dell'hotel. E dunque ci auguriamo insomma una positiva risposta che dovrebbe. Sono state perlustrate tutte le stanze dell'albergo, sono stati controllati anche tutti i bagni. Vi sorprende il fatto che le tracce ematiche siano però solo nelle stanze dove c'era la bambina, dove c'erano gli zii? No, non c'è, nel senso, non ci sorprende, perché comunque era una bambina, è tutto da verificare poi. Finché non ci saranno le risultanze di questi accertamenti, non c'è niente da dire in questo senso, non possiamo rilasciare delle indicazioni. Tu, Caterina, però hai avuto delle sensazioni, adesso devo pensarci dopo quel giorno, che mi raccontato, hai avuto delle sensazioni particolari? Quando sono entrata quel giorno? Sì. Sì, avevo avuto la sensazione, un presentimento strano, però siccome ho detto, io non sono stata minacciata per nessuno, non ho avuto un debito con nessuno, quindi non mi ho reso conto che questo problema era con me, o gli poteva succedere a mia figlia queste cose. Quindi qui la unica verità è che noi non c'entriamo nulla, noi non sappiamo nulla, noi siamo le prime persone di sapere la verità, cosa è successo con mia figlia. E smettila, basta, io dico ora, basta di fare la ombra sulla mia famiglia, perché noi non c'entriamo nulla, io voglio sapere solo cosa è successo con mia figlia, non mi importa, non mi interessa cosa l'hanno fatto, solo voglio trovare mia figlia, e questo è il nostro obiettivo. Voglio sapere cosa è successo a mia figlia, voglio trovarla. Sono 3 mesi che non sappiamo nulla. Ogni mese che passa escono tante cose che non sono vere. Perché queste tracce, queste che dicono questo, ora che ha detto la procura, questo lo sapevamo già prima, noi abbiamo già saputo. Quindi probabilmente questa traccia di sangue che hanno trovato nella nostra stanza forse non è nemmeno dedicata a lei. Perché questa stanza l'abbiamo lasciata già una settimana prima, perché noi abbiamo preso un'altra stanza dove è scomparsa Cataleia. Quindi io veramente dico, smettila, basta di fare la ombra sulla mia famiglia, noi non c'entriamo nulla, io solo voglio sapere la verità, voglio risposta, più che altro voglio risposta, cosa è successo, cosa hanno trovato mia figlia, se avete una pista, io sono la mamma, ho diritto di sapere cosa è successo a mia figlia. Non segnalarmi, non dire che io so qualcosa, ho detto tutta la verità dal primo giorno, forse ho sbagliato in dire qualche parola e voi avete capito male, perché noi non parliamo bene l'italiano. Devono capire tutto questo, perché noi non parliamo bene l'italiano, a volte diciamo delle parole che possono confondere la gente, ma non è così, noi abbiamo detto sempre la verità, almeno sempre io sono stata disponibile a dire tutto quello che sappiamo. Anzi, se non dicono qualcosa alla gente, l'abbiamo detto anche agli inquirenti, queste cose. Sono tante cose che l'abbiamo detto agli inquirenti, che abbiamo saputo noi dopo la scomparsa di mia figlia. La procura però ha preso i vostri cellulari, il tuo e di tuo marito, per cercare delle parole chiave, forse capire se qualcosa non era stato detto loro, quindi stanno cercando, non che non vi credano, però magari vogliono ancora capire di più. Sì, ma io non ho paura di questo né di nessuno, perché non ho nascosto niente, ho detto sempre la verità. Comunque loro guarderanno il mio cellulare, nella famiglia. Io sempre ho detto la verità. Forse, come ho detto, mi sono dimenticata di dire qualche cosa, qualche parola, non lo so. Comunque per questo non c'entra nulla con mia figlia. Io sono incapace di fare questo. Sulla questione dei cellulari, che magari ecco, ci ritorniamo un secondo, però mi sembra opportuno. Tenete presente il fatto che loro, i genitori, in più di un'occasione,
si sono recati presso i carabinieri portando con sé il cellulare affinché venissero estrapolati determinati file, che fossero filmati o che fossero registrazioni o che fossero anche altri tipi di indicazioni. Per questo motivo i carabinieri li hanno sempre avuti a disposizione questi cellulari. In un'occasione con la collega Matteoni siamo andati lì presso la caserma di Borgognissanti e l'hanno tenuto per 2 o 3 ore il cellulare, quindi cioè, non è niente di eclatante, il cellulare ce l'avevano, se volevano potevano. Anche questa ulteriore necessità di controllarli. Anche questo penso che sia alla fine un atto dovuto, cioè che sia proprio un atto che dovevano fare a cui dovevano dare un certo formalismo, perché avendo già comunque estrapolato una serie di dati, alla fine poi hanno detto insomma magari sarà opportuno dare una certa regolarizzazione a questa raccolta di dati. Ritenete che la procura non abbia una pista ben chiara? Noi ci auguriamo che ce l'abbiano. Ma voi cosa credete? Io so che hanno fatto delle indagini importanti. Come abbiamo già detto in più di un'occasione, hanno impiegato mezzi e uomini come non mai, almeno la procura di Firenze. E anche questo avviso di garanzia a queste 5 persone comunque ci fa sperare. Perché è vero che avevano a disposizione questo materiale da tempo, però è anche vero che adesso danno un'accelerata, evidentemente hanno individuato qualche pista che merita di essere approfondita. Troppo silenzio dentro questo albergo. Eh sì. Voglio chiedere se lei crede che ci sia stato uno scambio di persona, che la bambina che dovesse essere rapita fosse un'altra. Può essere, come ho detto, ci sono tante ipotesi, quindi non penso di tutto, non so nemmeno cosa pensare, penso tante cose, come ho detto il primo giorno. C'erano bambine che avevano comunque la stessa età di Cata qui, giocavano insieme. Sì. Crede che giocavano insieme proprio quel pomeriggio con quest'altra bambina? Sì. Ma si è fatto un'idea? Quindi potrebbe essere credibile. Sì, può essere. Ma in virtù di questo chi potrebbe essere? Si è fatto un'idea di chi potrebbe esserci dietro? Non so se lo sapesse. Ma è chiaro che laddove loro non si vedono destinatari di questa azione, è pacifico che pensino a un errore di persona, perché non hanno altra alternativa. C'è comunque oggettivamente un passato che in qualche modo li ha visti coinvolti in questioni magari di risse, di quello che è accaduto là dentro. Questo non potrebbe giustificare in ogni caso un gesto di questo tipo. Questo è un gesto estremo. È un gesto di una... Dell'hotel Astor non parlano, non vengono alle manifestazioni che fate secondo per secondo lei, hanno paura, non parlano? Che ne so io, non so. Vorrei dire a questa persona che se sanno qualcosa che parlano, no? Ma alla fine è una bimba, no? Ma sembra che paura c'è? Ma se fosse io non me ne frega niente, anche se non fosse la mia figlia, una bambina, no? Quindi paura di cosa paura? Vi sentite soli in questo momento? La vostra comunità la sentite distante da voi? Sì, purtroppo sì. La gente c'ha paura, non so perché c'ha paura. Ma alla fine... La mercata. Come? Domenica scorsa erano 3 mesi dalla sua scomparsa e non si è organizzato nulla per Cata, quindi vi sentite soli in questo momento? No, noi abbiamo deciso di non fare questa manifestazione, così almeno esca qualcosa, no? Perché la gente pensa che noi abbiamo deciso di non cercarla, quindi per sapere qualcosa si parlano, però alla fine non hanno detto niente, non hanno parlato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.